Grazie Presidente, non accetto e chiedo che l'ordine del giorno venga messo ai voti. Presidente, il collega Caparini ha raccontato in modo molto dettagliato e puntuale quanto è previsto in questo decreto. Io vorrei però sottolineare anche un altro passaggio. In questo ordine del giorno, che il Governo non accoglie così com'è e me ne sorprende, chiediamo, come abbiamo fatto in quelli precedenti, che vengano stanziati maggiori fondi per la Polizia di Stato al fine di ottemperare nuove disposizioni previste dal decreto stesso. Ebbene, il Governo non accetta quest'ordine del giorno, quando il Governo all'interno dello stesso decreto prevede, e mi auguro che tutti i colleghi lo sappiano, è stato approvato sì un emendamento, ma attualmente è in vigore questo decreto, che al detenuto che chieda di cambiare carcere per avvicinarsi a casa sua, ad esempio, se il Tribunale di Sorveglianza dice sì, deve cambiare carcere, ma il carcere dove dovrebbe essere trasferito è sovraffollato, al detenuto, e prego i colleghi di ascoltare, devono essere dati 100 euro al giorno, per un costo totale di 600 milioni di euro. I soldi per i detenuti delinquenti si trovano, i soldi per le forze dell'ordine non esistono. Non solo, Presidente, in questo decreto vengono prolungati i termini per dare maggiori agevolazioni alle aziende o alle cooperative che assumono detenuti o ex detenuti, maggiori agevolazioni rispetto a chi assume il cittadino onesto. Comunica ai colleghi che ci sono già dei casi per i quali cooperative che prendono detenuti o ex detenuti fanno una concorrenza sleale, perché si tratta di concorrenza sleale, a quelle cooperative che invece non usufruiscono di questi incentivi. Altri soldi dati per i delinquenti. Io mi domando, Presidente, se in un momento di drammaticità occupazionale, con il 42% di disoccupazione giovanile, il Governo mette in atto una misura per il quale non si aiutano quel 42% di giovani onesti disoccupati, ma si aiutano i detenuti, ovvero coloro che hanno commesso reati. Noi riteniamo questa misura inaccettabile. Oltretutto, oltre la beffa al danno, perché quando i nostri ordini del giorno chiedono perlomeno di stanziare maggiori fondi per quelle forze dell'ordine che sono e saranno gravate da queste disposizioni, il Governo non ha nemmeno il coraggio di dire no, ma propone una riformulazione per accoglierlo come raccomandazione. E si tratta di un ordine del giorno. È inaccettabile. E se qualcuno si lamenta perché la Lega usa toni forti e anche fa un'opposizione dura, io voglio ricordare che, come il precedente decreto, anche in questo, in Commissione, non c'è stato permesso di discutere un emendamento. Si è fatto un voto di corsa, si è arrivati in Aula e addirittura è stato dovuto rifare la Commissione perché avevano sbagliato. Non solo, è stata messa la fiducia. In Aula non si è potuto discutere degli emendamenti perché nuovamente il Governo ha deciso di mettere la fiducia. A questo punto, quando la maggioranza chiede rispetto, io credo che la maggioranza, prima del rispetto, debba rispettare l'opposizione, che ha diritto di discutere gli emendamenti e di farli votare. Perché io mi domando se quest'oggi i deputati di maggioranza erano consapevoli delle cose che ho detto io, che ha detto l'onorevole Caparini, che hanno detto tutti i miei colleghi negli interventi precedenti, e se loro e in loro coscienza vogliono votare un provvedimento di questo tipo che condanna le persone oneste a vivere in uno stato di mancata sicurezza e invece premia, come ha fatto questo governo fino adesso, solamente coloro che hanno commesso reati. Noi non ci stiamo, Presidente, e per questo vorremmo sempre e durante tutte queste sedute rimarcare con forza la nostra posizione, perché almeno i cittadini, anche fuori da quest'Aula, sappiano cosa il Partito Democratico e questo governo stanno portando avanti. Grazie. La ringrazio.